Il problema del degrado della sanità pubblica non è un problema di efficienza, è lo specchio del degrado della democrazia italiana. La prima base della democrazia è la democrazia sanitaria. Uno Stato che non garantisce più ai cittadini, a prescindere dal censo e dal reddito, il diritto alla salute e alla vita, è uno Stato che ha tradito il patto di coesione sociale. È una battaglia tutta politica perché non ci dobbiamo dimenticare che il diritto alla salute è un diritto che è stato sancito nella Costituzione dopo la sconfitta del nazifascismo, ma è rimasto per tanto tempo un diritto di carta e che è stato attuato soltanto nel 1978, in una fase in cui si concludeva una grande stagione politica di lotte civili che aveva dato vita allo Statuto dei lavoratori, all'accesso di tutti all'università pubblica e che era stata contrastata dalla parte più reazionaria di questo paese con la strategia della tensione, con i delitti politici mafiosi. Ebbene, quello che sembrava una meta raggiunta, una conquista definitiva, il diritto alla salute per tutti, si è rivelato invece una tappa provvisoria e una conquista reversibile, perché è iniziata lentamente, in modo strisciante, una controriforma che ha visto entrare all'opera la parte più reazionaria di questo paese. E prima di tutto una mala politica che ha visto nella sanità uno strumento per perpetuare il proprio potere mediante la collocazione ai vertici delle strutture sanitarie, di direttori di primari, selezionati non per competenza, ma esclusivamente per la fedeltà a padrinaggi politici. Una mala politica che ha saccheggiato le risorse pubbliche della sanità attraverso una corruzione sistemica e che poi ha costruito attraverso una serie di norme penali, di procedure penali, uno scudo di impunità intorno ai colletti bianchi che hanno saccheggiato la sanità pubblica. Una mala politica che ha tradotto nel campo della sanità il verbo neoliberista, per cui la società non esiste, esistono gli individui e tutto è merce. Al primo gradino della gerarchia dei valori sociali c'è il profitto e che quindi ha trasformato le unità sanitarie locali in aziende in cui il principale obiettivo era il pareggio di bilancio e i più bravi erano quelli che riuscivano a risparmiare tagliando posti letto, tagliando l'assistenza pubblica, ma non tagliando mai la corruzione e tagliando lo spreco. E che poi hanno sistematicamente strangolato la sanità pubblica, facendo venir meno le risorse collettive e facendo sì che la sanità pubblica andasse indietro e che la sanità privata diventasse un'alternativa per tutti quelli che se lo potevano permettere. La sanità privata si è preso i settori più remunerativi della sanità, l'alta tecnologia, la dialisi, ha lasciato alla sanità pubblica quelli che non sono redditivi, come per esempio il pronto soccorso. E abbiamo visto una crescita di poteri privati nell'ambito della sanità privata che sono interessati al progressivo smantellamento della sanità pubblica, smantellata attraverso l'introduzione della precarizzazione del lavoro nella sanità, con medici, infermieri sempre più sottopagati. E poi ha avuto come grande alleato il grande capitale, che dopo la fine del compromesso col mondo del lavoro e la fine del bipolarismo internazionale non è più disposto a sopportare gli oneri che servono per finanziare tutto quello che è stato sociale e che vede invece nella sanità un'occasione di arricchimento attraverso l'appropriazione di grandi gruppi di potere privato, appunto della sanità privata. Ecco, quello che è in campo in questo momento è una contrapposizione tra due visioni della sanità. La vecchia cultura della roba che si è riciclata nella nuova cultura neoliberista, per cui tutto è merce, ognuno è in competizione con gli altri, chi vince perché lo merita e gli altri sono i falliti, e la concezione della Costituzione che si basa sull'eguaglianza dei cittadini, sul diritto di ciascuno di essere quello che è, il diritto alla salute, il diritto al lavoro. Questo è il vero scontro politico, il resto è soltanto chiacchiera e impostura per nascondere il vero nodo delle cose.